Buongiorno e oggi sempre qui in cucina con Zio Fritz. Che cosa andiamo a cucinare oggi? Andiamola a vedere subito. Allora ragazzi, bentornati. La ricetta di quest'oggi è semplice, speriamo gustosa. Perché dico speriamo? Non lo so, perché è un esperimento. E se io faccio un esperimento vuol dire che non posso garantirne il risultato. Posso solo sperarlo, quindi andiamo a vedere di cosa abbiamo bisogno. Un petto di pollo intero. Questo è un petto di pollo maschio, perché se no, se fosse stato petto di pollo femmina, avrebbe avuto le tette. Questo invece è piatto. Che stronzata. Vabbè, andiamo avanti. Petto di pollo intero, 3 limoni e il coltello per tagliare. Ora noi andiamo, abbiamo già lavato il petto di pollo ovviamente, lo andiamo a tagliare a straccetti e dopodiché lo andiamo ad immergere in limone, acqua, sale e pepe, e lo lasciamo marinare un'oretta e poi vediamo cosa faremo in seguito. Bene, ora che abbiamo terminato di rompere il nostro pollo e li abbiamo tutto fatto a straccetti, non ci resta che andare a spremere i limoni. Mettiamo il pollo nella bacinella, aggiungiamo un po' di acqua, aggiungiamo un po' di sale, e pepe. Sempre meglio quello da macinare al momento, come in questo caso. Nel frattempo che il pollo ha marinato in frigorifero, noi ci saremo procurati della farina. Io uso la 00. Eccoli qui gli straccetti di pollo già marinati e tolti dalla marinatura. Adesso noi andremo ad allargare e andremo a mettere gli straccetti di pollo nella farina. Una volta fatto tutto questo avrete due opzioni. Opzione A, pulite tutto, quindi togliete questo e pulite tutto prima che arrivi vostra moglie. Opzione B, non ripulite niente, arriva vostra moglie, ve taglia le palle e ci fate pure un piatto di soffritto col peperoncino, scegliete voi. Una volta setacciata via la farina in eccesso, perché sennò si fa una monnezza, mettete la padella sul gas e con un ottimo e fatto in casa grazie al mio consuocero olio extravergine d'oliva, Mr. Pisciotti, andiamo a mettere un po' d'olio. Vi consiglio di far riscaldare bene l'olio prima di andare ad inserire il pollo, altrimenti la farina si fa una mappa. Che facciamo? Facciamo un hyperlapse oppure facciamo uno slow motion? Ma secondo me qua c'è stava lo slow motion qua, secondo me, c'è stava uno slow motion che faceva così. Aggiungiamo un pizzichetto di sale e una spolverata di pepe. Cumino. Il cumino dà un retrogusto molto esotico, molto indiano al pollo. E noi andiamo a dare una spolverata, ma non tantissimo, Una spolverata così, per colorare la base del sughetto e per dare un retrogusto agrodolce. E ve lo garantisco che è buonissimo, cioè non ve lo garantisco su sto piatto, ma ve lo garantisco comunemente col pollo. Comunque vedete come si è colorato bello? Vedete? Prende questa doratura. Questo è il cumino che gliela dà. A sto punto dalla cottura possiamo andare a buttare un goccettino di vino che allunga la salsetta. Bella la sauce
mi piace la sauce. Adesso che è pronto andiamo a togliere, lo mettiamo in una scatoletta. E mo a piacere vostro ci potete mettere una spruzzatina di limone, un altro po' di pepe, e quello che volete, insomma, a guarnire. Io onestamente lo lascio così raffreddare un pochettino, poi una spruzzatina di limone nell'insalata e mangio pollo e insalata insieme, poi è a gusti vostri. E andiamo alla consueta prova dell'assaggio, perché senza la prova dell'assaggio il cuoco non è saggio. Alla vostra. Vediamo come sa. Mia moglie già ha detto che è buono. Mio figlio ancora non l'ha assaggiato, ma sa, sta mangiando buono, ha detto, buono insieme all'insalata. E io me l'assaggio. È buono, ma per i gusti mia ci vuole più pepe. Pepe nero come se piovesse. Buono. Ammazza se è buono. Buon appetito. Ciao.